Guarda che roba, ma passati 6 mesi ed è ancora tutto qua fuori, pieno di polvere. Ma perfino l'inquadratura è storta come l'avevo lasciata. Pazzesco, pazzesco. Oh ragazzi, scusate il disordine, sono veramente una cosa incredibile. Però dai, visto che siamo qua, no? Prima di mettere a posto, che dite se completiamo questo unboxing? Perché dai, giusto per non lasciare le cose fatte a metà, dai, vediamo cos'altro c'è nella scatola. Non si sa mai, l'altra volta abbiamo trovato una copia di Super Mario 3D World. Questa volta magari troviamo altre sorprese. Allora, procediamo. Poi tiriamo fuori la console. Ecco qua, un Xbox One. Poi ci sono i soliti libretti di istruzioni, garanzie varie, cose che non frega mai niente a nessuno. Ecco. Bene, sì, ragazzi, sono ufficialmente impazzito. Ho preso anche un Xbox One. Allora, prima che insomma comincino tutti gli scandali, gente che mi scrive nei commenti: ma cosa te ne fai di due console uguali? Con gli stessi soldi potevi prenderti un PC Ninja. È vero, avete ragione, assolutamente ragione. Perché l'ho presa? Allora, innanzitutto ho trovato un'ottima offerta su un sito, si chiama consoleplanet.it o.com, insomma, consoleplanet, lo cercate su Google. L'ho pagata 399€ e è la versione con Kinect. Quindi praticamente non ho neanche subito, patito troppo, insomma, il taglio di prezzi che arriverà in futuro. L'ho presa principalmente perché sono rimasto particolarmente deluso dalla PS4. Insomma, da quando l'ho presa ho comprato un paio di giochi giusto per provarli, però non ho ancora avuto alcuna soddisfazione. Invece sono rimasto particolarmente sorpreso dall'Xbox One, non perché ci sia chissà che divario, insomma, alla fine sono tutte delle buone macchine, però diciamo che come line-up iniziale l'Xbox One è un gradino avanti, secondo me. Ho avuto modo di giocare a Forza, un buon gioco di corse, ma soprattutto a Piante contro Zombie Garden Warfare, che secondo me è uno degli sparatutto online più divertenti che abbia mai giocato. Cioè, ci gioco e l'aggettivo che mi viene per definirlo subito così è nintendoso. Cioè, è un gioco nintendoso. Se avete occasione, giocateci, c'è anche su 360. Ho presa anche per colpa di Valentino, perché lui mi invita sempre nel suo garage dei gameplay a giocare ad Halo, quindi mi sono fatto un po' prendere dalla febbre di Halo. Insomma, quando ho visto l'offerta, io sono di un'impulsività schifosa proprio, non ho resistito. Quindi, Valentino, ti odio. E terza cosa, l'ho presa anche per colpa vostra. Ebbene sì, per colpa vostra, perché da quando ho cominciato a fare questi video su YouTube, non so, ho come sentito il bisogno di conoscere il più possibile il panorama videoludico attuale, no? Perché per parlarne, per avere proprio una visione a 360 gradi. E mi mancava questo tassello, Non avevo il quadro completo sotto gli occhi. Adesso posso dire di averlo, insomma, nel mio piccolo mi sento di poter parlare della Next Generation con una certa consapevolezza. Insomma, ho tutte le macchine a casa e posso discuterne, e ho pensato appunto di fare questo video di riflessione. Che cosa ho scoperto di così eclatante sulla Next Generation? Beh, allora, ho scoperto che le console di nuova generazione non esistono. Mi spiego meglio, sono tutte e due ottime macchine. E chi compra una o l'altra va sul sicuro, insomma, si garantisce un 5-6 anni di ottime giocate sicuramente. Però se ragioniamo, vediamo che a ogni, diciamo, salto generazionale ci sono sempre stati dei progressi, insomma, delle innovazioni. Non so, adesso salti eclatanti sono stati quelli dal passaggio dal 2D al 3D, oppure con l'ultima generazione di console abbiamo sdoganato il gioco online alle masse. Insomma, PlayStation 3 e 360 hanno portato il gioco online a tutti. Questa è la prima volta, secondo me, in cui una nuova generazione di console non porta alcuna innovazione. Voglio dire, allora,
sono macchine più potenti, quindi la grafica è sicuramente migliore, potenzialità proprio hardware di calcolo permettono appunto di creare mondi sempre più vasti, sempre più complessi in cui muovere i nostri personaggi, però dopo io vedo che dei progetti monumentali, o almeno spacciano per monumentali, quali Watch Dogs che è appena uscito, oppure il prossimo Destiny, girano tranquillamente anche sulle console vecchie. Ed è proprio l'impressione che ho avuto io finora, che queste nuove console non riescono a dare niente appunto di nuovo. Probabilmente siamo ancora in una fase di passaggio, no? Da una generazione all'altra. I giochi con cui giochiamo adesso principalmente sono del cross generation, e può darsi che in futuro arriveranno giochi con mondi ancora più grandi, con mondi ancora più complessi che non potevano girare nelle console vecchie. Però io mi chiedo, ma quanto cazzo grande deve essere un mondo perché possa divertirci? Ciao però, perché queste nuove console alla fine un'innovazione importante secondo me l'hanno portata. Fatto è che questa innovazione non ha niente a che fare con il gioco in sé, riguarda diciamo tutto quello che sta attorno al videogame ed è la componente fortemente social che caratterizza le nuove console. La stessa Nintendo insomma ha integrato i Wii U con un social network dedicato, Miiverse, ed è bellissimo, e chiunque abbia possibilità di utilizzarlo si è reso conto che poter comunicare, poter scambiare esperienze, postare screenshot, poter fare vere e proprie amicizie su Miiverse è una cosa bellissima. Quindi io accolgo veramente a braccia aperte tutta questa componente social. E l'Xbox, secondo me, ha fatto una cosa veramente grande. Aveva messo dentro la scatola dell'Xbox questo. I Kinect. Kinect che non è un aggeggio per giocare a giochini sportivi, secondo me. Cioè io la vedo come una vera e propria videocamera integrata alla console ed espande tutto questo universo social all'inverosimile. Poter, diciamo, registrare un video, no? Poi mettere la propria immagine, il proprio volto in pip per mandare questo video agli amici è fantastico, veramente. A me piace tantissimo e io sono dell'idea che dopo aver provato il Kinect, ogni console debba avere una videocamera integrata. Ma volevo ragionare con voi anche su un'altra cosa. Un mondo social non vuol dire solo possibilità di scambiarsi screenshots e di condividere esperienze. In un mondo social ognuno può far sentire la propria voce, no? Ognuno può dire la propria opinione. Basta scrivere un tweet o postare un video su YouTube. E quando queste voci, queste opinioni si accumulano una sull'altra, no? E si amalgamano e si ingigantiscono, hanno la possibilità, diventando un'unica grande voce, di cambiare le cose, di influenzare decisioni prese dalle aziende o da altri personaggi importanti. E le aziende che producono console ormai conoscono bene questo meccanismo, perché abbiamo visto in più occasioni cosa può fare l'opinione, no? L'opinione generale. Abbiamo visto quindi il cambio di rotta pazzesco che ha fatto Microsoft con l'Xbox, no? All'inizio doveva essere sempre online, non si potevano utilizzare giochi usati, cose del genere. L'abbiamo visto poco fa anche con Sony, no? Se avete presente tutto il casino nato intorno al caso Drive Club, è la versione diciamo che doveva essere regalata attraverso il PlayStation Plus. E lo sfruttano ovviamente a loro vantaggio, perché accontentare gli utenti significa vendere di più. È la mossa vincente che ha permesso a questa console di vendere 7 milioni di unità in pochissimi mesi. Cioè, Sony non ha fatto altro che produrre la console più potente e venderla al prezzo più basso. Praticamente ha accontentato tutti quanti, ha dato al pubblico quello che il pubblico voleva. Tutto, ovviamente, tranne i giochi. Ah, va là, che sto scherzando! Non voglio assolutamente fare console war. Io sono super partes, come potete capire. E, oltretutto, i giochi staranno per arrivare, immagino. Siamo alle porte di un E3 che si preannuncia strepitoso. Non solo per Nintendo, ma anche per le console concorrenti. Voglio un attimo finire il mio ragionamento parlando di Nintendo. Cosa fa Nintendo? Ascolta i suoi utenti.
In alcuni casi Nintendo dovrebbe ascoltarci un po' di più, perché alcune delle cose che chiediamo non sono degli sfizi, degli optional, sono delle vere e proprie esigenze. Perché per esempio quando noi andiamo a spendere un mucchio di soldi in contenuti digitali, abbiamo bisogno che questi contenuti vengano in qualche modo salvaguardati. Quindi qualora si rompesse la console, dobbiamo poterli spostare su un'altra macchina. Quindi la nostra richiesta di avere degli account seri, no, non è campata per aria, non è perché vogliamo l'ultimo Star Fox o cosa del genere, no, è un'esigenza nostra, no, e Nintendo deve ascoltarci. Però ecco, io adesso mi chiedo, se il Wii U fosse stato prodotto da Microsoft, no? Microsoft che ha appena, diciamo, tagliato il Kinect via dalla console, doveva essere sviluppata attorno al Kinect. Kinect doveva essere parte integrante dell'esperienza Xbox One, un po' come il Gamepad lo è del Wii U, ed è stato proprio così, preso e buttato nel cesso. Quanto tempo ci avrebbe messo Microsoft a prendere il Gamepad e a buttarlo via, proprio come ha fatto col Kinect? Insomma, loro l'obiettivo ovviamente è vendere. Il Gamepad in parte si sta dimostrando un ostacolo, no? Cosa più logica è prenderla e buttarla via. Cioè, la gente non vuole il Gamepad. Allora, mettiamo fuori una bella console, la facciamo pagare 100 euro in meno e sono tutti felici, tanto Donkey Kong, Mario Kart, Super Mario 3D World girano lo stesso, no? Ecco, per questo secondo me Nintendo fa bene in molti casi a non ascoltare quello che vogliono gli utenti, perché la maggior parte degli utenti vuole quello che ha già alla fine, quello a cui è abituata solo con una grafica migliore. E allora ecco che vediamo che le line-up di PlayStation 4 e Xbox One sono una lista illimitata di giochi maturi, action game, sparatutto in prima persona, tutti con sta grafica cupa, tutti uguali uno all'altro. Ci sono i capolavori fra questi, assolutamente, cioè magari non fra questi, ma fra quelli che usciranno, diciamo. Io mi chiedo per esempio un gioco come Puppeteer, capolavoro assoluto per PlayStation 3, uno dei platform più belli a cui abbia mai giocato fuori dai di Nintendo, potrà mai trovare un seguito su PlayStation 4? Cioè, vi rendete conto che, a parte l'orribile knack, su queste due console non c'è un singolo gioco per bambini che non sia Skylanders o i giochi Lego? Quindi, io mi auguro davvero che Nintendo continui a non ascoltarci, continui ad andare per la sua strada, continui sempre a provare cose nuove. Perché se nel 2005 fossero venuti da me a chiedere dopo il GameCube tu cosa vuoi? Cioè io nella mia stupidità, nella mia ignoranza gli avrei detto voglio un GameCube HD. Invece Nintendo se ne è venuta fuori con quella meraviglia del Wiimote, che è stato il controller più rivoluzionario dell'industria dei videogiochi. È questa la grandezza di Nintendo, quindi veramente Nintendo, Iwata, ascoltaci, ma solo fino a un certo punto.